Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Punti di Vista compie 10 anni dall'alluvione del 2006 alla nevicata del 2012, dai faccia a faccia elettorali ai lavoratori intervistati lungo un corteo. Punti di Vista è il talk show delle Marche, i fatti, le inchieste, le opinioni, i personaggi. Punti di Vista 10ª stagione ogni venerdì dalle 21.30 solo su ETV. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche, in onda come di consueto anche sulle frequenze di Radio Center Music 99.100. In primo piano la cronaca, una news che campeggia anche in apertura sul nostro sito internet www.etvmarche.it. Dunque, schianto a Fano, muore una donna di 33 anni. La morte ha atteso dietro una curva una donna romena di 33 anni. Il tragico schianto alle 7.30 lungo la statale 16 a Torrette di Fano. La ragazza era alla guida di una Jimny Suzuki che ad una curva, per cause ancora in corso di accertamento, ma forse per via dell'asfalto bagnato, ha invaso la corsia opposta ed è uscita di strada. La giovane è stata sbalzata fuori dall'auto ed è morta sul colpo. Sul luogo la polizia stradale e il 118. E 3 banditi armati di fucili a canne mozze hanno assaltato l'ufficio postale di Lucrezia nella provincia di Pesaro Urbino dopo aver sfondato con un furgone una vetrina laterale. Una volta dentro si sono impossessati di circa 20.000 euro, in gran parte assegni pensionistici, e poi sono scappati con un'auto a bordo della quale li aspettava un complice. Sotto shock gli impiegati delle poste. Senza esito finora le ricerche e i posti di blocco attuati dai carabinieri. E la notte scorsa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Macerata hanno individuato e catturato a Piediripa un'operazione lampo, un 27enne marocchino con 4 kg di hashish in panetti pronti per essere ceduti, 25 panetti da oltre un etto l'uno in 7 pacchi da 5. Alla vista dei carabinieri il giovane ha abbandonato l'auto per fuggire a piedi tra le auto in corsa, ma dopo un inseguimento è stato bloccato. Prende a botte una ragazza di 19 anni che aveva rubato alcuni cosmetici nel supermercato cinese di Osimo in cui lavora. Per lesioni e ingiurie un immigrato cinese di 24 anni è stato denunciato dalla polizia. La 19enne, una giovane di Castelfidardo, è stata a sua volta denunciata per furto aggravato. I poliziotti li hanno trovati a terra doloranti, tanto che sono stati medicati in ospedale. E a causa delle forti mareggiate è stato interrotto il traffico ferroviario lungo il binario verso Pescara della linea delle Ferrovie dello Stato, la linea adriatica tra Loreto e Civitanova Marche. Sul posto i tecnici per verificare la situazione delle rotaie e della massicciata. I treni viaggiano in senso alternato solo sull'altro binario con rallentamenti in media di 20 minuti. Ed ora la politica. Il segretario del PD Matteo Renzi si impegni in prima persona per risolvere lo stallo che si è creato nel partito delle Marche dopo la decisione della Commissione Nazionale di Garanzia che ha di fatto portato all'esclusione della mia candidatura alla segreteria regionale del PD. Un atto politicamente non ricevibile, lo afferma il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, augurandosi che prevalga il buonsenso e che almeno si riesca a rinviare il congresso a dopo le elezioni amministrative. Istituite a Macerata nuove classi a indirizzo montessoriano, un metodo aperto al dialogo, a una maggiore interazione tra docenti e bambini e ad accrescere i rapporti interculturali. Sentiamo. Pensiamo che la scuola montessoriana a Macerata possa portare un arricchimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle zone in cui sta nascendo, e pensiamo che il metodo montessoriano possa aiutare proprio l'intercultura e la capacità di dialogo. Ci sembra aver portato un valore in più al lavoro delle scuole della nostra città, scuole di grandissima qualità
Questo permetterà di arricchire l'offerta della città. Grande disponibilità dell'amministrazione comunale a sostegno dell'inserimento del metodo montessoriano all'interno dell'offerta formativa del territorio. Presente in 136 scuole italiane, ha riscontrato molto successo anche all'estero. Questo metodo, infatti, crea un confronto meno sterile tra docente e studente, permette di mettere la cattedra da parte per avere una maggiore sensibilità verso i bisogni dei bambini e favorisce e incoraggia il dialogo tra le diverse culture. Noi abbiamo visto dall'interno la scuola Montessori, appunto, e ci siamo resi conto che cosa significa vedere dei bambini che non proprio studiano oppure eseguono dei lavori che vengono loro impartiti, ma che vengono lasciati liberi nel loro processo di sviluppo e di apprendimento utilizzando i materiali montessoriani, che sono dei materiali scientificamente testati e provati. Ed è da lì, diciamo, che per noi è partita l'idea, quella di ripetere questa esperienza anche all'Istituto Fermi. Sarebbe troppo lungo raccontare un metodo che è effettivamente estremamente rivoluzionario e che ha trovato grandissimi consensi negli altri paesi europei e anche negli altri paesi del mondo. Per cui invitiamo tutti i genitori che vorranno venire a visitare la nostra scuola e venire a conoscere più approfonditamente questo metodo presso la scuola Montessori, appunto, che si trova in via dei Sibillini 37. Sarà possibile domani, 1 febbraio, visitare le scuole che aderiscono a questa linea di sviluppo, dalle 16.30 alle 18.30 in via Pace per l'Istituto Comprensivo Enrico Fermi e dalle 17 alle 19 in via Sibillini per l'Enrico Mestica. Ci fermiamo per una breve pausa, poi gli aggiornamenti di ETG Marche. Restate con noi. Godetevi il sole con Litargini. Dal 1968 Litargini produce, vende e installa teloni, tende da sole, gazebo e tenso strutture in legno, alluminio o acciaio, anche a noleggio. Solo la più alta qualità e una grande professionalità per la casa, l'azienda e i locali pubblici. Litargini ad Ancona, uscita A14, Ancona Sud. Info 071 28 68 595 e su www.litargini.com. Ed ora godetevi il sole con Litargini. La banca della provincia di Macerata è giovane e piena di energia. È già forte di esperienze. L'abbiamo voluta così. Un faro per le piccole imprese e per i professionisti. Un approdo sicuro per le famiglie che meritano serenità. Una prospettiva per i giovani. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Un caro saluto da Francesco di Saluteini. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Saluteini di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salute In ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao! Preparati al futuro! All'ITE Serrani di Falconara Marittima scegli il nuovissimo indirizzo Web Marketing, in cui lo studio di Scienze della Comunicazione, Internet e Social Network ti daranno un'adeguata formazione per professioni sempre più richieste nel mondo del lavoro. Ti aspettiamo a scuola aperta e per una visita virtuale sul nostro sito www.cambiserrani.it. Fai la scelta giusta, scegli ITE Serrani. Fagiolati, azienda specializzata in progettazione e costruzione di elettropompe sommergibili per usi civili ed industriali, per depurazione delle acque, per impianti di desalinizzazione e chimici.
La Fagiolati realizza anche impianti di irrigazione a scomparsa e in collaborazione con la prestigiosa Piscine Castiglione le migliori piscine con progetti all'avanguardia, personalizzati per le vostre esigenze. Questa divisione della Fagiolati costruisce giochi d'acqua per fontane scenografiche in ambientazioni private e pubbliche. Ambienti per il benessere, il relax con spa ed attrezzature specifiche. Fagiolati, un team di tecnici specialisti per rendere possibili i vostri sogni. Riprendiamo la linea, non ci sono altri aggiornamenti, vi ricordiamo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito internet www.etvmarche.it. Grazie per averci seguito, arrivederci.